Beh, 2 anni vissuta in modo intenso, in modo, devo dire, consapevole, responsabile, ma soprattutto anche con un'attività che stasera vogliamo trasferire ai nostri cittadini, ai simpatizzanti, agli amministratori che riguardano la regione, ma che devono dire, vedono anche oltre un anno di governo nazionale poter mettere in campo attraverso la regione tante iniziative, penso alle grandi opere, penso a tutto quello che magari viene trasferito solo esclusivamente come un lavoro locale, ma che certamente vede una regia nazionale con il governo Meloni molto importante, che speriamo si realizzi anche attraverso il PNRR, ma le tante grandi opere che noi aspettiamo. Come giudica il contributo di Fratelli d'Italia? Come giudica il contributo di Fratelli d'Italia al governo? Straordinario, nel senso che è un contributo ovviamente di persone che hanno in qualche modo messo in campo le proprie idee, le proprie iniziative, che vanno ovviamente dai vari ministeri, non soltanto a guida, ma anche attraverso i tanti sottosegretari, e nello stesso tempo con la consapevolezza di un momento internazionale molto complicato, delle priorità che per esempio abbiamo dovuto mettere all'interno della manovra di bilancio che arriverà il giorno 28 alla Camera dei Deputati, ma soprattutto con quel senso dell'onore, dell'orgoglio e dell'appartenenza non soltanto al partito, ma agli impegni che abbiamo assunto con gli italiani. Vorremmo farla litigare un attimo con il Presidente Occhiuto per quanto riguarda la famosa questione delle deleghe. No, sinceramente devo dire, Occhiuto è stato molto chiaro, ha parlato che da parte sua ha chiusi alcuni dossier, se incontrerà i partiti a livello regionale per dare e cedere delle deleghe di sua competenza in questo momento a un assessore di Fratelli d'Italia e sicuramente anche degli altri partiti, ma questo dovrà essere anche nella consapevolezza di comprendere che le deleghe non devono essere utilizzate prodromo future europee, almeno per quanto ci riguarda, ma prodromo dei calabresi. Comunque sempre detto massima lealtà, Presidente Occhiuto, ma anche fatto sempre richiesto di rispetto. Massima lealtà, perché abbiamo dimostrato in questi anni, non soltanto con l'attività consiliare, ma anche attraverso l'operato dei due assessori, di essere degli alleati affidabili, delle persone che in qualche modo hanno sposato un progetto non soltanto nel richiedere il consenso attraverso la lista in appoggio d'Occhiuto, ma anche attraverso, insomma, quella volontà di un rispetto reciproco di una forza politica che oggi è il primo partito a livello nazionale, che certamente, insomma, ci regalerà altre soddisfazioni nelle prossime competizioni. Leggendo il campo, il risultato delle provinciali come lo valuto? Beh, lo valuto straordinario per il centrodestra, straordinario per Fratelli d'Italia, quindi orgogliosa di ciò che è avvenuto, la riconferma dei 3 consiglieri uscenti, soprattutto considerato che nelle grandi città, per un fatto di scelta, dove abbiamo corso da soli, dove in qualche modo non abbiamo avuto la volontà di fare una campagna acquisti, abbiamo avuto pochi voti ponderati di quelle dimensioni, e quindi il consenso dei piccoli centri, quello che deve rappresentare una provincia, è proprio quello, in attesa magari di una riforma che veda gli elettori essere i cittadini, ma attraverso anche delle che funzioni, risorse che in questo momento non c'erano, ma che auspichiamo possono arrivare in una futura, in un futuro decreto. Assolutamente sì, abbiamo voluto organizzare questo momento per fare un po' il punto delle attività svolte in Consiglio regionale in questi 2 anni di legislatura e fare anche un po' di confronto con gli amministratori, con tutti coloro i quali prenderanno parte a questa serata. Ci saranno tutti i consiglieri, gli assessori regionali, ci sarà l'onorevole Vandaferro, sottosegretario del Ministero degli Interni, che chiuderà i lavori di questo importante momento di confronto, e parleremo di tutte le attività che abbiamo svolto, delle leggi regionali proposte dei consiglieri Fratelli d'Italia, delle attività svolte all'interno delle commissioni. Poi oggi, insomma, abbiamo avuto un altro importante appuntamento con l'approvazione del bilancio del Consiglio della Regione Calabria. Abbiamo dovuto affrontare comunque delle problematiche importanti, abbiamo fatto i conti con quelle che sono le emergenze, con quelle che sono le emergenze dovute anche a questo contributo di finanza pubblica che il governo ha chiesto a tutte le regioni a statuto ordinario. 350 milioni per la nostra regione incideranno per 15,6 milioni all'anno, e quindi insomma un bilancio che, nonostante le difficoltà, abbiamo evitato i tagli netti, ma abbiamo fatto una manovra conservativa e siamo riusciti ovviamente a dimostrare ancora una volta grande resilienza su quelli che sono i conti della Regione Calabria. Siamo in attesa di avere nuove notizie dal governo anche per quelli che saranno i futuri regolamenti che riguardano la finanza pubblica anche a livello europeo, quindi speriamo di avere buone notizie e ridurre quelli che sono gli interventi previsti all'interno dei bilanci regionali. Di
risultato migliore di questo 2023 e la preoccupazione peggiore per il 2024? Ma il risultato migliore è sempre quello che riguarda le attività che stiamo dimostrando di poter fare. Questa sinergia importante che c'è anche con il governo centrale, il fatto che comunque la Calabria è finalmente nell'agenda principale del governo Meloni, e se devo fare una riflessione su quelli che sono stati gli interventi importanti anche dal punto di vista governativo, penso alla ZES unico del Mezzogiorno, penso al finanziamento dei 3 miliardi per la 106, penso agli oltre 100 milioni di investimenti che verranno fatti sulle reti ferrate della Calabria, e penso ai tanti interventi anche che sono stati fatti all'interno della manovra finanziaria che riguardano soprattutto il benessere delle famiglie e la tutela delle fasce deboli, l'abbattimento del cuneo fiscale, un governo regionale che ha un'autorevolezza diversa rispetto al passato. Stiamo cercando di raccontare di una Calabria che ha l'intenzione di rialzare la testa e ritornare sicuramente nei posti dove merita. Abbiamo la possibilità di fare un grande lavoro, anche perché in questo momento, come dicevo poc'anzi, c'è una bellissima sinergia anche con il governo centrale. Cercheremo di sfruttarla al meglio, grazie anche ai nostri parlamentari, al nostro sottosegretario Ferro, che non fa sentire mai la mancanza del sostegno da parte del governo centrale. La produzione legislativa regionale dal punto di vista qualitativo, questo continua così ricorrere alle manutenzioni legislative? Ma penso che alcune leggi regionali abbiano bisogno di manutenzione. La politica cambiano gli scenari anche all'interno della nostra società, cambiano gli scenari all'interno della pubblica amministrazione, quindi comunque intervenire dal punto di vista legislativo su leggi regionali che comunque sono obsolete o comunque necessitano di essere riviste, secondo me è sintomo di lungimiranza, è sintomo di un percorso che è netto, tracciato in maniera chiara da parte di questo governo regionale, che è quello di andare incontro tendenze con tutte le strutture del passato e raccontare, come dicevo poc'anzi, di una Calabria migliore, di quella straordinarietà che la Calabria ha in tutto il suo patrimonio. Grazie. Questa sera facciamo un incontro con gli amici, simpatizzanti, cittadini, per fare un po' il punto sui 2 anni di attività di questa legislatura con il Presidente Occhiuto. Il gruppo di Fratelli d'Italia è un gruppo in Consiglio regionale e in Giunta molto compatto, si presenta oggi tutti insieme anche con la deputazione nazionale ed europea per presentarsi ai cittadini e dire un po' quello che stiamo facendo, che è stato fatto. Secondo me è stato fatto molto dalla Giunta e dal Consiglio e in particolare dagli assessori di Fratelli d'Italia. Per quel che mi riguarda ci sono delle attività molto importanti, perché sono state fatte procedure concorsuali molto molto rilevanti che non si facevano in Regione Calabria da un ventennio circa, che hanno consentito nel 2023 di arrivare a circa 800 assunzioni, sia per il piano di potenziamento dei centri per l'impiego che per gli uffici regionali dei dipartimenti, all'assunzione di 31 persone tra gli invalidi della legge 68, cioè la Regione Calabria da ieri, quando queste persone hanno firmato il contratto, è in regola con la legge 68, che non è una cosa, non era fatta da parecchi, parecchi decenni. In più sono state fatte, abbiamo fatto un concorso e arriverà a conclusione entro la fine dell'anno anche per prendere 6 persone tra gli elenchi degli soggetti vittime della criminalità organizzata. E anche questo credo che sia un tassello molto importante. Abbiamo avviato procedure molto importanti per la valorizzazione dei beni confiscati. Abbiamo fatto un accordo con l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, con il Ministro Piantedosi, per utilizzare i fondi che sono stati stanziati dalla Regione, circa 50 milioni per valorizzare i beni confiscati o caserme, già 2 milioni e mezzo sono stati destinati all'Arma dei Carabinieri per circa 10-12 caserme, se non sbaglio, completare i lavori di 10-12 caserme, anche fondi destinati ai comuni per valorizzazione di questi beni a fini sociali o anche per la demolizione degli stessi beni, qualora questi beni non fossero in alcun modo riutilizzabili, come è successo domenica scorsa, quando è stato abbattuto il bene confiscato di Torre Melissa. È una procedura che era stata avviata con una delibera proprio dell'assessore Fausto Orso Marzo, quando era assessore al turismo, perché in quel luogo, al posto di quella
immobile così brutto, che non solo era brutto ma era anche, diciamo, frutto di fondi illegittimi, e portato, confiscato già da parecchio tempo, e al posto di quell'immobile verrà un sito, un'attività turistica, e quindi è stato finanziato al comune dalla Regione Calabria. Quindi queste sono una serie di attività, in più io anche adesso la transizione digitale, sulla transizione digitale abbiamo avviato un programma molto importante, per cui dico, per quello che mi riguarda, credo siano stati 2 anni veramente molto intensi, e credo che si sia anche segnato un punto di svolta rispetto, diciamo, alle normali modalità di funzionamento della regione, di approccio ai problemi e anche di rapporto con i cittadini. Noi come giunta, come assessore di Fratelli d'Italia e tutto il gruppo consiliare siamo perfettamente allineati a quello che fa il Presidente, che ha una determinazione, mostra una determinazione, diciamo, al di fuori del normale. Ha anche una capacità di interloquire con i cittadini attraverso i social, che è una sua caratteristica. Per cui siamo contenti di questo incontro, di fare questo punto della situazione e soprattutto di farci vedere dai nostri elettori, dai cittadini tutti, far notare la nostra compattezza.